Questa è la cassaforte con la porta rivelta dai ladri. Ovviamente hanno usato un attrezzo molto robusto per poterla aprire, come vedete, perché hanno piegato sia la serratura sia anche lo sportello della parte dove è collegato. Nemmeno i turisti scampano in questa estate 2015 ai furti in appartamento. Ad essere preso di mira è stato l'agriturismo Molino Felice che si trova tra Civitella e Badiagnano, due gli appartamenti visitati dai ladri il pomeriggio di domenica 16 agosto, quando gli ospiti, tutti tedeschi, una famiglia con tre bambini e una coppia, erano usciti. Al loro rientro l'amara sorpresa: i ladri avevano rovistato ovunque, rotto persino le stoviglie e portato via quello che avevano trovato, lasciando intatto un PC portatile. Sembra che sia stato proprio il rientro dei turisti a farli scappare. Probabilmente dopo fatto qui hanno cercato anche nel resto della casa, hanno rovistato dove potevano per cercare insomma quello che è di loro interesse. Poi magari non trovando cose interessanti hanno cercato nel primo piano, loro rotto un vetro della vetrina e poi hanno rotto anche stoviglie e bicchieri che ora sono stati sostituiti e abbiamo già messi nuovi. Quando gli ospiti sono rientrati, probabilmente ancora erano all'interno della casa e abbiamo trovato questa zanzariera rivolta verso l'esterno che l'hanno buttata giù sicuramente nell'intento di saltare sotto per fuggire, per saltare sul tetto sottostante e poi uscire dalla recinzione. Piccone e grimaldelli, gli strumenti usati per forzare serrature e casseforti. Questo ovviamente potrebbe essere il piccone, l'oggetto che hanno usato per aprire le porte e aprire anche le cassaforti con forza, perché dai segni che ha sulla punta e anche i segni che sono sulle casseforti, molto probabilmente questo è stato rinvenuto pochi giorni fa, probabilmente qui dai ospiti che erano qui girando per il parco lo hanno trovato.